Gentili amiche, gentili amici della Pallamano, benvenuti al Pallacarbola di Trieste per la seconda giornata del campionato Serie A Beretta. Si affrontano la Pallamano Trieste e l'Acque Sapone Junior Fasano. Veniamo quindi alle formazioni, partendo da quella ospite, con il numero 6 Paolo De Santis, 7 Filippo Angiolini, 8 Simone Angeloni, 11 Davide Pugliese, 13 Davide Notarangelo, 14 Flavio Messina Capitano, 15 Tommaso De Angelis, 16 Vito Fovio, 18 Emiliano Franceschetti, 22 Daniele Vinci, 23 Zelico Bearevic, 31 Alessandro De Angelis, 95 Albin Jarstam, allenatore Francesco Ancona. Per quello che invece concerne la Pallamano Trieste, numero 1 Luca Doronzo, 5 Gianluca Dapiran, 6 Giacomo Rovatin, 7 Gabriel Mazzarol, 9 Alex Pernic, 10 Nicola Popovic, 12 Marco Milovanovic, 13 Massimiliano Di Nardo, 15 Aleksandar Stojanovic, 17 Enrico Valdemarin, 18 Davide Parisato, 19 Marco Visintine Capitano, 21 Nicolò Zoppetti, 23 Francesco Bosco, 33 Luca Sandrin, 77 Adam Brankovic, allenatore Andrea Calpanese. Gli arbitri di incontro sono i Sirioli, Riello e Panetta. E quindi il primo possesso palla della formazione ospite, che attacca da destra verso sinistra. Diamo quindi il benvenuto per il commento tecnico al nostro ospite di quest'oggi, che ci presenterà un po' la partita. Buonasera a tutti. Allora, la partita, presentiamo subito la partita. E il Fasano si è schierato in questo momento esattamente con la formazione iniziale della partita della prima giornata, nella quale il Fasano ha giocato in casa con l'Ego Siena e perdendo per un gol. La Pallamano Trieste ha risposto anche con la stessa formazione che ha iniziato a Sassari la, diciamo, sfortunata partita, perché nonostante il bellissimo pareggio su un campo molto difficile, e nel frattempo è andato in gol Sandrin per la Pallamano Trieste. E lascio un attimo il commento. 1-1 quindi il punteggio qui al Pallacarbola di Trieste, e quindi il Fasano si propone nuovamente in avanti. De Angelis per Bearevic dal versante opposto, poi al centro per Pugliese, Bearevic, Pugliese, qui nuovamente Bearevic dentro la penetrazione, ma Trieste è ben messa in difesa, passaggio, e quindi il Jarstam prova la conclusione ma viene fermato in maniera fallosa. Ci sarà quindi il 9 metri. Abbiamo notato subito la velocità di giro della palla del Fasano, e oltretutto con un bellissimo smarcamento che per fortuna di Trieste non è andato a buon fine sull'ala sinistra. Ecco, sicuramente c'è da tenere d'occhio lo svedese Jarstam, che è una vera bocca da fuoco per quello che concerne la formazione pugliese. Nella precedente partita contro Siena ha totalizzato 10 reti, come dal resto per Trieste da Piran. E quindi si prosegue con questo tiro che va a segno da parte proprio dallo stesso svedese Jarstam, e quindi 2-1 conduce dopo due minuti all'inizio della partita la Junior Fasano, mentre vediamo Trieste appunto in attacco con Blatkovic, Sandrin al centro per Pernic, Popovic, quindi Sandrin, Popovic per Sandrin, Rovatin, Rapiran, quindi Popovic, e c'è il tiro da parte di Rovatin e la pronta risposta dell'estremo difensore ospite. Quindi possesso rimane nelle mani di Trieste, con Di Nardo la battuta dei 9 metri per Rovatin, quindi Batkovic, Rovatin, Popovic, Rovatin al centro, quindi
Trieste ha schierato il doppio pivot in questa azione, Sandrin è andato sui 6 metri insieme a Di Nardo e rimangono col doppio pivot. E quindi Trieste in attacco, ma c'è la pronta risposta della difesa ospite, quindi Trieste in possesso, palla Popovic in palleggio, il centro per Rovatin in cabina di regia, quindi Sandrin prova il tiro e coglie la traversa, nulla di fatto per Trieste, il punteggio che rimane sempre 2-1 per la formazione ospite che ora è in attacco, prova il tiro Bearevic, ma si va a infrangere contro il muro di Trieste che può quindi subito ripartire, c'è il tiro, alta traversa e non è stata, la palla non è andata in rete secondo gli arbitri, quindi il gioco prosegue. Ferma un po', rallenta un po' Fasano che quindi chiama lo schema il numero 95 Yastam e quindi diciamo primi 5 minuti sicuramente molto molto concitati e... cosa ti pare? Si è vista molta velocità in questo momento, soprattutto Fasano vuole andare al tiro sempre abbastanza da fuori avendo due tiratori come Yastam e il numero 23 Bean. Nel frattempo è stato ammonito da Piran, quindi 9 metri già battuti per Fasano che si propone quindi in avanti cercando di allungare, prova il tiro Jarlstam e viene battuto Milovanovic, quindi Trieste 1, Junior Fasano 3, si fa sentire lo svedese in queste prime battute di partita. Trieste comunque subito si propone in avanti, Popovic per Rovatin, Sandrin, Rovatin per Popovic, quindi Rovatin, Sandrin, c'è questa azione da parte di Rovatin che prova a penetrare ma viene fermato fallosamente dalla difesa pugliese, quindi Trieste può ripartire nuovamente in fase offensiva, Popovic dentro per da Piran che, scusate, per Di Nardo che realizza il seconda rete per Trieste, quindi Trieste 2 Fasano 3 e dall'altra parte c'è il tiro di Bearevic e a pronta parata da parte di Miljanovic che quindi imposta l'azione Popovic per Rovatin, Popovic rallenta un po' il gioco al centro, quindi per Sandrin, quindi Beratkovic prova a penetrare con questa palla a Fasano ma in maniera fallosa, quindi nulla di fatto, l'azione sfuma per Fasano e Trieste può quindi impostare nuovamente l'azione, quindi Rovatin, Popovic, palleggio, prova a centrarsi, poi il tiro e la palla va sotto l'incrocio, rete veramente di pregevole fattura da parte di Popovic che quindi pareggia quando siamo giunti al sesto minuto di gioco, 3-3. Volevo dire che si vede la differenza, Trieste cerca di penetrare mentre Fasano tira molto da fuori. E questo perché ha due grossi giocatori che tirano forte. E quindi l'azione offensiva di Fasano che va in rete dai 6 metri il numero 18 Franceschetti. Quindi più uno Fasano, Trieste, l'altra parte risponde subito con da Piran, grande azione, grande tiro da parte di da Piran che pareggia nuovamente il soldi per Trieste e si gioca sul filo dell'equilibrio in queste prime fasi. Da Piran ha dimostrato tutta la sua bravura facendo veramente un'azione e qui una palla persa da Trieste in malo modo, proprio malamente. Da Piran ha dimostrato la sua grande, grande forma e oltretutto l'atleticità facendo un gol pregevole. E quindi sì, riprendiamo la nostra cronaca con Yastam per Bearevic, Yastam dal versante opposto, poi nuovamente Yastam per Bearevic, gioca molto su quest'asse, almeno in questa fase iniziale di partita, ricordiamo sempre la perfetta parità, Yastam per Messina, poi nuovamente Yastam Messina,
Jalstam si accentra, prova a penetrare, non vi riesce. Trieste oppone una difesa veramente notevole, una difesa molto molto utile in queste prime fasi di gioco, con Fasano che fa veramente difficoltà a penetrare. Con questa palla Trieste può quindi andare in contropiede con Bratkovic e realizza la rete delle 5-4. Trieste si pone per la prima volta nella partita in vantaggio, quindi Trieste 5, Union Fasano 4. 9 minuti quindi di partita, con veramente molto molto vivaci e piacevoli da vedersi. Sì, perché c'è velocità, c'è voglia di giocare, proprio le due squadre mettono intensità. Ecco una parata di Milanovic, sempre sul tiro dello svedese di Fasano, e Trieste riconquista la palla e si porta in avanti con Bratkovic che sfiora, però gli arbitri fischiano i 7 metri. Giustamente, perché Bratkovic era in pieno tiro ed è stato spostato proprio in tiro, quindi i 7 metri giustificati. Ecco, quindi praticamente Trieste va il tiro dei 7 metri con Dapirane, realizza, quindi Trieste 6, Junior Fasano 4, più 2 Trieste, massimo vantaggio per la formazione guidata da Andrea Carpanese. Ecco, ricordiamo che Trieste deve fare a meno del suo regista titolare, Jara Dojkovic, che durante la preparazione estiva si è infortunato piuttosto seriamente, e quindi sicuramente una pedina molto importante in meno per quello che concerne la formazione giuliana. Torniamo comunque in partita con il Fasano che si propone in fase offensiva. C'è il fallo da parte di Trieste, viene ammonito Di Nardo e quindi 9 metri per Fasano, che si appresta immediatamente a batterli. Jastam al centro, quindi Bealevic nuovamente fermato da Di Nardo, e quindi Fasano sempre in avanti. Bealevic per dall'altra parte, Pugliese, fallo in attacco quindi per di sfondamento per la Junior Fasano, e Trieste subito in avanti, quindi Sandrin per Bratkovic, Sandrin per Rovatin, Popovic, Rovatin al centro, quindi Bratkovic, Popovic, Rovatin, Bratkovic in palleggio, tenta il tiro e va fuori di poco questa conclusione del giovane Rovatin, quindi risultato sempre ancorato sul 6-4 per Trieste, con Bealevic in avanti per Jarstam, poi il tiro di Bealevic che va in rete, 6-5. Un grande gol in sottomano che ha preso in contropiede sia la difesa che il nostro portiere. Trieste avanti, da Piran non capisce l'intesa con Popovic, ma riconquista palla a Trieste, quindi Sandrin per Bratkovic. Popovic, Rovatin, Bratkovic in palleggio, dall'altra parte vede da Piran che tutto regolare secondo gli arbitri, poi conquista palla Milanovic che poi posta l'azione per Sandrin, Bratkovic, Sandrin per Rovatin, fallo di sfondamento, no, abbiamo visto così, ma... No, in realtà anch'io pensavo, ma invece il giocatore difensivo era in movimento, quindi Rovatin ha dato a sbatterci contro, però era fallo del difensore. Popovic, quindi Rovatin per Bratkovic, Rovatin al centro, Popovic, Rovatin in elevazione per Popovic, grande lotta e c'è il fallo, e due.
c'è stata l'ammonizione per... C'è stata ammonizione per De Angelis, quindi Trieste può riprendere con i 9 metri. Quindi ammonito De Angelis. Di Nardo per Bratkovic, quindi Rovatin, Popovic, Rovatin, Bratkovic. Dall'altra parte per Popovic che pesca da Piran che di Girella realizza la rete del 7-5. Un'altra grossa dimostrazione di Dapiran che vedendosi negato il tiro alto e in caduta ha fatto una girella che è andata a segno. E quindi più due Trieste quando siamo giunti al 13° minuto del primo tempo. Fasano quindi si pone in fase d'attacco, non aggancia il giocatore pugliese, quindi c'è un po' di caos in mezzo al campo, ma Trieste conquista palla e va in rete con lo sloveno Adam Bratkovic alla prima stagione quest'anno con la maglia di Trieste. L'anno scorso ha giocato in Francia, sicuramente un giocatore che fa la differenza per quello che concerne i colori di Trieste. Lo si è visto e quindi torniamo in cronaca, 14° minuto, 8-5 per i Giuliani, pallone in mano da parte di Fasano che attacca da destra verso sinistra con Bearevic, c'è la grande parata di Miljanovic e quindi contropiede da parte di destra Bratkovic e va a rete e Trieste quindi allunga sul più 4, 9-5 quando siamo giunti alla metà esatta del primo tempo. Massimo vantaggio per i Giuliani che adesso veramente stanno dimostrando un ottimo momento. Allora, stanno giocando in velocità, la squadra di Trieste gioca in velocità recuperando palla e lancia il contropiede e in questo momento devo dire che il Fasano fa fatica a rientrare su questi contropiedi perché non è la prima volta che Bratkovic si trova a correre solo verso la porta. Altra palla riconquistata da Trieste che può andare in contropiede, Rovatin che realizza e Trieste veramente sta sfruttando al meglio il contropiede. 10-5, Trieste raddoppia Fasano che adesso in questo momento è in questo momento di partita in palese difficoltà, tanto che coach Francesco Ancona chiama il minuto di sospensione. Allora commentiamo questi primi 15 minuti, diciamo un inizio abbastanza equilibrato, poi la formazione guidata da coach Andrea Carpanese giocando in velocità e approfittando dei contropiedi ha trovato veramente un allungo che adesso la porta addirittura in vantaggio di 5 reti sulla formazione avversaria. Sei d'accordo con questa analisi? Sì, allora come abbiamo già detto durante la partita, i primi minuti, c'è stata una prima parte in cui Trieste cercava solo la penetrazione e Fasano cercava solo il tiro da fuori. Tutto il colpo è cambiato quando Trieste ha iniziato a correre di più, recuperare palle, andare in contropiede e allo stesso tempo Fasano ha smesso di tirare molto da fuori perché anche si è vista parare con due belle parate di Miljanovic, per cui ha cercato di arrivare in porta dai 6 metri. E lì c'è stato un attimo il cambio di tendenza dove Trieste è riuscita a recuperare palle e andare in contropiede. Questa è una piccola analisi di questo primo tempo fino qua. Bene, concluso il time out, si riprende quindi a giocare con Fasano in possesso palla. Vediamo cosa avrà detto ai suoi ragazzi coach Ancona per cercare di ritornare in partita. Fasano in questo momento ha palesato delle evidenti difficoltà, soprattutto in fase offensiva. D'altra parte c'è da dire che anche Milovanovic ha fatto veramente delle grandissime parate e c'è il tiro e la rete nel frattempo da parte di Angiolini.
10-6. Molto probabilmente l'allenatore Ancona ha detto ai suoi di ritornare a tirare da fuori. E lo si è visto poi in questa prima azione come il buon Brandolin ce lo ha appena illustrato. Quindi Trieste nuovamente in avanti, Rovatin, Di Nardo, Popovic, Rovatin per Bratkovic, poi c'è il fallo netto fischiato ai danni di Pernic e c'è anche quindi l'ammonizione al numero 15 De Angelis. E quindi 9 metri per Trieste con la battuta Pernic per Rovatin, quindi Bratkovic, Rovatin, Popovic per Rovatin. Sì, finta il tiro, poi tira e realizza. Il difensore del Fasano ha sbagliato l'uscita e ha aperto un'autostrada per Rovatin, che non si fa pregare, perché il pregio di questo ragazzo è mettersi direttamente in penetrazione. Gol del Fasano nel frattempo, e un bel tiro, e quindi la situazione adesso è 11 Trieste, 7 Junior Fasano. Quindi dovete cambiare lo schema per Popovic, Rovatin per Bratkovic, Rovatin in cabina di regia, Popovic, Rovatin, Bratkovic per in palleggio. Prova ad accentrarsi, poi Rovatin per Popovic. Rovatin, Bratkovic dal lato sinistro, imbicca Pernic che realizza in tuffo. Trieste 12, Junior Fasano 7. Trieste sta veramente macinando rete su rete e va con una certa facilità, possiamo dirlo, per il momento. In rete sta soffrendo molto l'attacco di Trieste, il Fasano. Sì, perché devo dire che Trieste gira molto veloce la palla e soprattutto grazie a Rovatin. Devo dire che sta giocando molto bene e trova spesso, ecco, recuperata da Trieste. Fasano deve commettere il fallo per non far partire il contropiede e Trieste di nuovo avanti. E Trieste subito in velocità, c'è il tiro che va veramente di poco fuori da parte di Di Nardo, quindi 12-7 il risultato, rimane tale. Quando siamo giunti al 19° minuto del primo tempo, quindi Fasano chiama lo schema, Angiolini per Pugliese, Pugliese Angiolini. Pugliese, poi al centro per Angiolini, nuovamente Jarlstam, poi Angiolini, Jarlstam, Angiolini prova a penetrare, viene fermato da Pernic, quindi 9 metri per la Junior Fasano. Angiolini al centro. Trieste veramente ha avuto una difesa praticamente ermetica quest'oggi, fa molta difficoltà, infatti sta giocando al limite del passivo e c'è la palata di Milovanovic, quindi nulla di fatto. Fasano è stata costretta a tirare perché, come dicevo qualche istante fa, giocava al limite del passivo, quindi nulla di fatto per Fasano e Trieste quindi imposta l'azione con anche un po' di calma, sta rallentando il gioco, quindi Bratkovic, Rovatin, Popovic, Rovatin per Bratkovic che si è centrato, Popovic, Bratkovic, Rovatin, Pernic, Bratkovic per Popovic che non aggancia, ma dietro c'è Dapiran, c'è il tiro, però perché il difensore ha tagliato e difendeva in area e quindi diciamo giusta la vista degli arbitri che finora devo dire hanno arbitrato veramente bene, perché anche in una partita non difficile fino a questo momento. Quindi ci sarà il tiro dei 7 metri da parte di Bratkovic. Nel frattempo il gioco si è un attimo fermato per permettere di asciugare il campo.
anche quest'oggi fa molto caldo qui a Trieste e di conseguenza anche al Palacarbola. I giocatori molto probabilmente anche ne soffriranno un po', quindi torniamo in cronaca con questo tiro di 7 metri da parte di Bratkovic, tiro di rigore, la rete da parte dei giuliani, Trieste 13, Fasano 7. Ti aspettavi una Trieste così arrembante o per il momento forse Fasano ti ha un po' deluso? Allora, Fasano, vista la partita di sabato scorso, diciamo che è sullo standard, forse mi aspettavo un po' più di grinta, perché in questo momento li vedo abbastanza confusionari, nel senso che girano bene la palla, però ecco, anche in questo momento vediamo, non riescono a trovare il giusto movimento. C'è da dire ovviamente che manca un'eternità, partita ancora lunghissima. Può cambiare tutto da un momento all'altro, la pallamano è così. Diciamo che si è vista sabato scorso Trieste-Sassari a 2 minuti dalla fine, vinceva per 3 gol e Fasano stesso a un certo punto del secondo tempo era più 5. Quindi la pallamano è anche così, è anche bella per questo. Ecco, questo appunto è il bello della pallamano, come diceva l'amico Lucio Brandolin. Ex portiere di Trieste nell'area CVD, poi magari in qualche tempo avremo modo di parlarne. Torniamo quindi in cronaca, Trieste 13, Fasano 8, nel frattempo quindi la formazione pugliese ha accorciato le distanze. 8 minuti a conclusione del primo tempo, Trieste in possesso con Pernic per Rovatin, Bratkovic, Popovic, Bratkovic per Rovatin, quindi Pernic, Bratkovic in palleggio, Popovic non riesce ad agganciare il pallone, quindi ne approfitta Fasano che si porta in attacco con De Santis, ma c'è la grande parata da parte di Milovanovic, veramente per il momento in formato saracinesca, super super positiva la sua prestazione, ha parato veramente quasi tutto. Sì, sì, anche prima che eravamo in commento, e questa secondo me però è stato uno sbaglio di Fasano, a parte che il giocatore è andato a tirare dai 6 metri, quindi una grande parata, però c'era l'ala che era quasi a terzino ancora più libero, quindi se passava la palla probabilmente era un altro gioco ancora più facile. Quindi si riprende a giocare, Trieste è sempre in possesso di palla. Quindi Popovic, Rovatin, Bratkovic al centro ovviamente per Rovatin, quindi Bratkovic in palleggio, cerca Pernic che viene fermato in maniera fallosa e quindi vengono dati 2 minuti al numero 14 Messina, il capitano della formazione pugliese. Grande giocatore Messina, anche la prima partita ha realizzato 5 reti ed è uno dei punti di forza del Fasano, nel senso che un uomo spogliatoio è veramente quello che si dice il capitano. Quindi noi torniamo in cronaca, Trieste sempre in avanti, Rovatin, Bratkovic, Rovatin per Popovic, quindi Rovatin, c'è il tiro che va fuori di poco da parte di Di Nardo. Il secondo sbaglio di Di Nardo dai 6 metri, e diciamo che per un pivot 2 di seguito così un po' non va bene. 13-8 quindi il punteggio qui al Palacarbola in questa seconda giornata del girone di andata, con Trieste che affronta la Junior Fasano. Ricordiamo i precedenti dell'anno scorso, Trieste fu sconfitta da 2 reti in casa per 28-26, mentre al ritorno in terra pugliese si imposero i padroni di casa per 29-26. Poi prima del lockdown ricordiamo che Trieste chiuse all'undicesimo posto, mentre la Junior Fasano chiuse al 9° posto, e nel frattempo c'è la rete che accorcia le distanze da parte di De Angelis, quindi Trieste 13, Fasano 9. Una bella rete dell'ala di Fasano che avendo il portiere di Trieste aveva coperto molto bene il palo, quindi in caduta è riuscito a mettere sulla sinistra del portiere a metà altezza, che quindi il portiere non poteva fare movimento.
quindi da Piran dall'angolo coglie la traversa piena e quindi conquista palla De Angelis per Angiolini, oltrepassa a metà campo, quindi De Angelis, Angiolini per Franceschetti, poi Jarlstam al centro per Angiolini, Jarlstam dal versante opposto, prova a penetrare Fasano, quindi Angiolini prova ad entrare, scarica per Jarlstam e poi da lato realizza De Angelis, seconda rete consecutiva per De Angelis, e qualcosina ha rosicchiato Fasano che ora si porta a meno 3 da parte di nei confronti di Trieste, 13-10 quando mancano meno di poco meno di 4 minuti, e nel frattempo c'è il minuto di sospensione chiamato questa volta da coach Andrea Carpanese. Allora Lucio, volevo sottolineare la seconda rete di De Angelis che è stata perfetta anche nell'esecuzione, e qui ha dimostrato la sua capacità di cambiare tiro. Prima ho commentato il tiro a mezza altezza e sulla sinistra del portiere, adesso vedendo, ed era molto più verso il terzino che è partito, quindi la porta si è aperta di più anche sul primo palo e lui ha messo la palla sul primo palo, quindi veramente una buona ala. Quindi 13-10 il punteggio, mancano poco meno di 4 minuti alla fine del primo tempo, veramente è un buon spettacolo qui a Trieste, si sta vendendo quest'oggi, anche perché ricordiamo dopo tanto tempo si è giocato sul saio da a partire dalla settimana scorsa, è iniziato il campionato, quindi veramente un movimento che si sta tornando almeno come un tempo, diciamo, no? Esatto, e volevo commentare l'altra settimana, mi sembra che non abbiamo detto, Fasano è stata sconfitta in casa da Siena per un gol in una partita veramente piena di emozioni, altalenante, e Trieste ha pareggiato sul campo sul difficile campo del Sassari 24-24, conducendo anche, come già ho detto prima, la partita per molto tempo. Quindi entrambe le squadre, Trieste un punto in classifica, Fasano 0 punti, però diciamo in partite in cui hanno dimostrato veramente che possono competere e giocarsela con tante squadre. E quindi ci entriamo in cronaca, Popovic per Rinaldo, palla che viene conquistata dall'estremo difensore pugliese, e quindi Fabio, quindi portiere di grandissima esperienza, classe 79, Vito Fabio, ricordiamolo, una diciamo delle leggende della pallamano moderna, tu che poi eri portiere, sei sempre portiere, Lucio Brandolin sicuramente ricordi, sai delle esperienze. Sì, chiaramente io con lui non ho giocato perché ho smesso un po' d'anni fa, ecco, però l'ho sempre seguito, è uno dei migliori portieri che l'Italia ha saputo esprimere. Siamo quindi in cronaca con questo tiro e la rete di pregevole fattura da parte di Filippo Angiolini, che in elevazione trova l'undicesima rete per i suoi, quindi Trieste 13, Fasano 11. Fasano che pian pianino sta accorciando le distanze, Trieste ora ha il possesso palla, quindi Popovic per Rovatin, Bratkovic, Popovic, Di Nardo in palleggio per Bratkovic, prova a penetrare, viene fermato in maniera fallosa da parte di Pugliese, 9 metri per Trieste battuti, quindi Bratkovic per Rovatin, Popovic, Rovatin, Popovic, Rovatin per Bratkovic. Questa espulsione bruttissimo fallo, mani in faccia, e significa espulsione per 2 minuti immediatamente, è stato un fallo un po' brutto questo, devo dire. Vediamo cosa decideranno gli arbitri, che hanno dato 2 minuti e condividiamo appieno, forse 2 minuti vengono dati al vice capitano Paolo De Santis,
diciamo che vista la gravità forse ci stava anche... Era già munito. Superiorità numerica per Trieste, vedremo come imposterà l'azione. E Fasano adesso chiaramente si schiera molto stretta, c'è un cambio al volo di giocatori di Fasano e adesso vediamo un attimo come Trieste svilupperà la superiorità numerica. Quindi Blatkovic per Rovatin, Popovic, Rovatin al centro per Blatkovic, prova il tiro e c'è la parata da parte di Fabio, ma allo stesso tempo il fallo che di Bearevic, quindi 7 metri per Trieste. Diciamo che anche in questo caso il 7 metri è giusto perché è stato fermato mentre era già in tiro e proprio anche se il portiere, devo dire, aveva fatto una bella parata. E c'è il gol di Dapiran, quindi Trieste 14, Fasano 11, poco più di un minuto alla fine del primo tempo, Trieste quindi... Ancora c'erano un paio di azioni prima della conclusione della prima frazione, a nostro avviso. Quindi Fasano in avanti con Jastan per Angiolini. Jastan dal versante opposto per Pugliese. Quindi Messina, Pugliese per Angiolini. Jastan. Jastan per Angiolini. Prova il tiro, ma l'arbitro lascia proseguire. C'era forse un metro fallo da parte di Pernic, ma gli arbitri hanno detto di no. In questo momento anche a me sembrava un po' un fallo. E poi il tiro dello svedese è andato abbastanza largo, quindi buon per Trieste. E diciamo che Fasano sta soffrendo un po', anche se Trieste ha avuto un calo enorme in questo momento. Ultimi secondi di questo primo tempo, Popovic prova il tiro, il pallone va di poco sopra la traversa, quindi il primo tempo si conclude con Palermano Trieste 14, Acque Sapone Junior Fasano 11. Noi ci fermiamo un attimo, diamo spazio alla pubblicità e torneremo dopo la pausa, a tra poco. E parte quindi il secondo tempo fra Palermano Trieste e Acque Sapone Junior Fasano, valida per la seconda giornata del girone di andata della Serie A Berretta. Ricordiamo il risultato del primo tempo che vede i Giuliani che ora attaccano da sinistra, da destra verso sinistra, avanti per 14-11 nei confronti della formazione bianco-blu. Adesso quindi torniamo subitissimo in cronaca con Rovatin per Popovic, Blatkovic. Dall'altra parte cambia gioco per Rovatin che viene fermato in maniera fallosa. Poi Trieste cerca di tirare perché trae la conclusione perché sta giocando al limite del passivo. Nel frattempo il gioco si è fermato per permettere di asciugare il campo di gioco. Un primo tempo vivacissimo e scoppiettante è quello che abbiamo assistito. I primi 30 minuti di gioco veramente piacevoli da vedersi, giocati su buoni ritmi nonostante la calura che c'è all'interno del Palasport. Quindi punizione per Trieste, Popovic per Blatkovic, prova il tiro e c'è la parata da parte di Fovio, quindi Junior subito in avanti con Bearevic.
quindi Jarstam, Bearevic, Jarstam prova un siluro in terra aria che viene parato da Milovanovic, diciamo un tiro potente ma centrale, quindi i biancorossi si propongono in fase offensiva. Rovatin per Popovic, braccato da Franceschetti, quindi 9 metri per Trieste, Rovatin, Sandrin, Bratkovic, Sandrin, Rovatin, Popovic, Sandrin, Rovatin, Popovic per Rovatin, proprietazione per Sandrin, poi dal fondo realizza Bratkovic una rete di pregevole fattura. Trieste 15 e Fasano 11. Parde palla in maniera piuttosto ingenua Fasano, lotta a metà campo, Trieste mantiene il possesso, quindi Popovic ha il tiro e batte Fovio. Trieste è nuovamente tornata ad allungare, ora si trova avanti di 5 lunghezze, 16 a 11, avvio veramente scoppiettante da parte di Trieste in questi primi minuti del secondo tempo. La formazione di coach Carpanese pare aver iniziato con il piede giusto. Sì, in effetti alla fine del primo tempo Trieste sembrava un po' stanca, altra bella parlata di Milanovic, sembrava un po' stanca e quindi ha subito parecchi gol. Adesso è andato in gol da Piran in contropiede, quindi si riprende come si è lasciato Trieste che va in contropiede. Diciamo che veramente l'arma in più di Trieste quest'oggi almeno ce l'ha vista nel contropiede, dove è stata veramente fino adesso pericolosissima e ha punto veramente in maniera notevole la difesa ospite. 17-11, vediamo se Fasano saprà reagire a questo lungo dei Giuliani. Quindi Pugliese nuovamente perde quasi palla, ma la riconquista la formazione bianco-blu. Prova il tiro e qua c'è la rete, veramente un tiro fortissimo e potente da parte di Jarstam. In doppio appoggio ha dimostrato tutta la sua potenza, mettendo anche da un'angolazione non facile dentro una palla veramente in maniera eccellente, eccezionale. Veramente un bel giocatore lo svedese. Sì, beh, non c'erano dubbi, perché da quel poco che ho letto su di lui, insomma, ha una carriera molto buona. Quindi è andato in gol Di Nardo. Trieste 18 e Fasano 12, massimo vantaggio di Trieste ora che si porta a 6 lunghezze di distacco sulla formazione guidata da coach Francesco Ancona. 9 metri quindi per Fasano, Pugliese, per Angiolini, Pugliese, Jarstam per Pugliese, quindi Franceschetti, poi Jarstam, il tiro e la parata da parte di Milovanovic, difesa molto molto aggressiva quella di Trieste, e Fasano che deve limitarsi a tirare da lunga distanza. In questo momento si è ripreso come all'inizio del primo tempo, Fasano va in tiro dalla lunga distanza perché Trieste veramente sta difendendo bene. Ovviamente il marchio di fabbrica di Trieste è la 6-0, in cui veramente coach Carpanese e tutto lo staff tecnico sta lavorando. Alta palla recuperata quindi da Trieste, che in contropiede realizza con Dapiran. 19 Trieste, 12 Union Fasano, veramente più 7 per Trieste. Una Trieste che sta veramente giocando forte, su ritmi molto notevoli. Pare veramente correre a 100 all'ora. Sì, in questo momento sì. E Fasano non capisce, ecco una buona azione, grandissima parata di Milanovic che nega dai 6 metri il gol al Fasano. Adesso si è bloccato il contropiede di Trieste, diciamo che
A questo punto gli arbitri fermano perché c'è anche il parquet bagnato. Comunque grandissima prestazione del portiere di Trieste fino a questo momento. Diciamo che il vantaggio di Trieste è tutto racchiuso, diciamo, fra le ottime parate e una grande difesa, dove si è messo appunto in evidenza Milovanovic, e un contropiede che è veramente molto molto scoppiettante, di cui Trieste ne ha saputo approfittare veramente in maniera notevole. In pratica non hanno sbagliato quasi neanche un contropiede e sono andati in velocità. Difatti questa azione in contropiede è la prima che si blocca senza andare in conclusione. Grandissimo passaggio di Rovati indietro la schiena con una veramente notevole agilità di passaggio, e frutta un tiro dai 7 metri per Trieste. Se ne incaricherà della battuta Bratkovic. Gioco fermo nuovamente per asciugare il campo di gioco. Bratkovic, la sua prima stagione, ricordiamolo, con la maglia di Trieste, reduce dal campionato francese. E quindi Bratkovic contro Fovio, e c'è la rete da parte di Bratkovic. Trieste 20, Acqua e Sapone Junior Fasano 12. Veramente Trieste sta allargando il suo vantaggio in maniera considerevole, sta mettendo del fieno in cascina. Massimo vantaggio più 8 quando siamo giunti al sesto minuto del secondo tempo. Nel frattempo 9 metri per Fasano, quindi Pugliese per Jarstam, poi nuovamente Pugliese che si accentra in becca Messina, e c'è la rete quindi del capitano bianco-blu, Junior Fasano 13, Trieste 20. Siccome Milanovic aveva chiuso molto bene, il capitano giustamente l'ha messa sopra la testa, dove anche chiudendo le mani il movimento deve essere troppo veloce per riuscirci, quindi un gol di notevole altezza, e bravo il capitano, come abbiamo detto. Nel frattempo gioco fermo, c'è il fallo del numero 18 Franceschetti su Rovati, in quindi 7 metri si incaricherà la battuta da Piran. Volevo dire, non era tanto il fallo quanto il difensore per andare a far fallo ha tagliato dentro l'area. Quindi da Piran realizza, Trieste 21, Junior Fasano 13. Nuovamente sono 8 le distanze, le reti che separano le due formazioni. Fasano deve cercare di reagire per rientrare in partita, però Trieste veramente ci mette grinta, determinazione, tagli con una difesa in questo caso veramente molto molto forte. Qui gli arbitri fischiano un altro 9 metri, quindi Franceschetti alla battuta per Jarstam, poi Pugliese per Messina tira Notarangelo, poi c'è la rete da parte di Giulio Fasano, 14 Fasano, 21 Trieste. Ecco, questo è stato il primo sbaglio in difesa di Trieste, perché sulla grande respinta di Milanovic c'erano 3 giocatori triestini e la palla è stata presa del giocatore Fasano, che ha segnato e realizzato. Quindi primo piccolo puntino. Ci sta, dai, però. Sì. Indubbiamente stanno giocando veramente in una maniera incredibile. Ecco, fallo perché il difensore è andato a prendere la palla dentro l'area, quindi ecco, queste sono piccole cose tecniche che è giusto far osservare anche per il pubblico a casa. E quando un giocatore riceve e va a prendere la palla prima che questa esca nell'area, è fallo per la squadra avversaria. Qui entriamo in cronaca con Trieste in avanti, Rovatin, Popovic, da Piran realizza.
è rimasto in aria perché ha visto che si è chiuso il portiere e lui con un colpo di reni è rimasto ancora in aria per andare a realizzare. Trieste 22, Iuna Fasano 14 con la squadra ospite in attacco, quindi Janstam per Pugliese viene fermato da Pernic, 9 metri quindi per la formazione di coach Ancona. Pugliese per Janstam, ovviamente Pugliese al centro, prova il tiro sotto mano e va a rete il numero 13 Notarangelo. Che è il tiro sotto mano ed è già il secondo gol che Fasano fa in sottomano, quindi anticipando il movimento della difesa e il portiere non se l'aspetta. Quindi cambia il punteggio al Pallacchiarbola di Trieste con i premi di casa avanti per 22-15. Bratkovic, Rovatin, Popovic, Rovatin tira e c'è la parata da parte di Fabio e quindi Fasano riconquista il possesso palla in avanti, si porta in contropiede con due passaggi, in pratica va a segno con Tommaso De Angelis, 22 Trieste, 16 Fasano. Primo bel contropiede di Fasano, in due passaggi è arrivato al tiro e anche un bel tiro perché... pulitissimo e sono andati proprio via e erano addirittura in tre giocatori in contropiede, cosa che fino adesso Fasano non aveva fatto. Quindi Rovatin tira, c'è la parata da parte di Fabio e pallone conquistato da Jastam, quindi in postazione la formazione ospite, Messina, Jastam per Messina, Jastam rallenta un po' il gioco Fasano. Anche se invece dovrebbe, visto lo svantaggio, velocizzarlo, no forse? Sì, però in questo momento è giusto così perché da meno 8 è andato adesso meno 6. Anche se adesso in questo momento ha perso la palla di Dapiran e tiro e realizza. Segnare. Ecco, Fasano stava preparando l'azione giustamente perché sta recuperando, era in recupero. Ha perso malamente la palla e Trieste in contropiede, questa è la partita di contropiedi, Trieste penso non ha mai fatto una partita con tanti contropiedi, da quello che mi ricordo, e quindi Fasano non è che ha rallentato, grandissima altra parata di Miljanovic che oggi ha chiuso la saracinesca, è proprio impossibile batterlo. E quindi altra parata, restiamo sul 23-16 per Trieste e Trieste con la palla in avanti. Il Trieste in avanti con Bratkovic, quindi Popovic, Bratkovic, Dapiran braccato da due giocatori ospiti, quindi 9 metri Pernic per Popovic al centro, Rovatin, Popovic, Bratkovic fermato in maniera fallosa da parte di Bearevic, quindi 9 metri per Trieste, Pernic alla battuta. In questo momento giustamente mi fanno notare che io continuo a chiamare il nostro portiere, quello di Trieste, Miljanovic, che invece è Milovanovic, ma per praticità nell'azione lo chiamo anche in allenamento così, quindi... Anche perché è la foga di quando si... La foga, esattamente. Ecco, comunque Trieste ha ripreso. Grande rete da parte di Popovic che è in elevazione. In elevazione Popovic dimostra che sa tirare, è rimasto parecchio in alto e ha messo una palla che Fovio non è riuscito a intercettare perché era veramente una cannonata. Veramente un missile terra-aria possiamo definirlo. Trieste 24, Fasano 16, Pugliese per Jalstan. Al centro Trieste veramente in difesa sta facendo molto molto bene, Fasano è costretta a tirare da lontano, altra parata
da parte di Milovanovic, veramente strepitoso quest'oggi, l'estremo difensore dei Giuliani. È incredibile, quando io ho giocato in porta, allora quando sei in forma può andare tutto bene ma anche tutto male. Oggi a lui va tutto bene perché è concentratissimo. Quindi Trieste in avanti, Bratkovic, Rovatin per Popovic, Rovatin, Bratkovic in palleggio per Dapiran, pressato, e c'è il fallo su Dapiran, quindi 9 metri. In questo caso non si sono capiti Bratkovic e Dapiran, perché Bratkovic ha dato la palla a Dapiran aspettandola immediatamente di ritorno per fare la penetrazione, grandissima palla in questo momento, però il giocatore di Trieste era in area, quindi giustamente fischiato il fallo, e qua il Fasano va in una azione veloce, non di contropiede ma molto veloce, ecco, e segna, e oltretutto vengono dati 2 minuti a Bratkovic che ha spinto l'avversario senza palla, e quindi giusto i 2 minuti. Rete di Franceschetti, quindi Trieste 24, Fasano 17, con Trieste che ora per 2 minuti giocherà in inferiorità numerica, quindi vedremo cosa saprà, come saprà impostare le azioni offensive a Trieste in questo frangente. Popovic, Dapiran, Rovatin al centro per Sandrin. Sì, Trieste sta giocando appunto senza portiere, con quindi un uomo in più in fase offensiva, con quindi 6 giocatori di movimento, sfondamento, quindi Fasano riprende, naturalmente in porta Milovanovic, e dal versante opposto realizza il numero 15, De Angelis, un giocatore che comunque sta facendo bene, De Angelis. Sì, De Angelis sta giocando molto bene, ha realizzato delle reti di ottima fattura, quindi... Ricordiamo che De Angelis è un giovane del 2005, un'area sinistra che proviene dal Teramo, quindi è giovanissimo, quindicenne. Sì, 2005 è eccezionale, perché giocare già in questa maniera, e abbiamo visto dei gol di fattura da prima molto buoni, veramente bella. Volevo fare un inciso sull'azione di Trieste prima, che ha fatto lo sfondamento di Dapiran. Forse hanno avuto un eccesso di fretta, perché essendo un uomo in meno si poteva girare un po' di più la palla. Adesso si riprenderà a giocare dopo questa pausa dovuta appunto ad asciugare i parcheggi di gioco, e Trieste quindi si propone in avanti, 6 gol di vantaggio per i Giuliani, 24-18, che stanno attaccando, quindi palla in mano per i biancorossi, Rovatin per Visintin, poi c'è la rete da parte di Rovatin, anche lui è giovanissimo, è messosi in evidenza e soprattutto ha recuperato dall'ultimo infortunio capitato lì proprio sabato scorso in Terra Sarda, ha recuperato a pieno, veramente si vede la tempra del giovane. Sì, e sta giocando tutta la partita, quindi è notevole, e ha una voglia enorme di giocare, fisicamente molto bene, per essere anche lui un 2002, mi sembra 2002, perché fa 18 anni adesso, e abbiamo in Italia tantissimi buoni giovani che si sono avvicinati alla pallamano e stanno giocando ad un buonissimo livello. E c'è anche da ricordare, parlando proprio appunto di Trieste, che la società biancorossa è veramente un settore giovanile molto molto notevole, che si sta espandendo di anno in anno, e questi sono i frutti che si stanno vedendo. Anche Dapiran proviene dal settore giovanile della Pallamano Trieste. In questo momento Bratkovic ha sbagliato dall'ala colpendo la traversa, tirando non bene, è partito bene, però ha tirato molto alto, si è visto il giro di mano che non era giusto. E quindi 12 minuti alla fine della partita, 25-19, sono 6 le distanze che quindi separano le due formazioni, con il possesso ora in mano della formazione di coach Ancona, che sta provando il tutto per ritornare in partita.
ma ovviamente Trieste in questo caso si sta, come in tutta la partita, difendendo veramente molto bene. Brat, e c'è rete di Alstam, veramente lo svedese ha segnato un tiro di potenza dalla lunga distanza, 25-20, conferma il suo buon stato di forma lo svedese, che dopo la gara d'esordio contro Siena, dove ha realizzato 10 reti, anche quest'oggi si sta mettendo in evidenza, al di là di come si sta comportando la sua squadra. Beh, abbiamo già parlato prima, niente da dire su di lui, e si vede, ha un braccio con una rotazione molto forte, per cui gli permette di tirare molto forte e preciso, un tiro preciso dalla lunga distanza. Comunque Trieste continua a difendere 6-0, quindi anche questo è un motivo per cui lo svedese può andare più facile al tiro, no? E nel frattempo c'è stata la rete di Capitano Visentin, è entrato da poco. Ora alto contropiede di Trieste e c'è la rete da parte di Dapiran, che non perdona. Trieste 27, Junior Fasano 20. Veramente Trieste oggi è autrice di una prova strepitosa nella prima gara tra le mura amiche del Palachiarbola, anche se purtroppo senza il pubblico. Però i giuliani stanno veramente sfoderando una partita quasi ottima contro un'avversaria comunque che tosta come quella che è Fasano. Adesso c'è stata una notevole, proprio Popovic mi sembra intercettato, Popovic ha intercettato il tiro e hanno insultato tutta la difesa. Questo dimostra la compattezza, la voglia. Altra grande parata di Emilio Vanovic su Nota d'Angelo, proprio non ti riesce, ma no, la fuga. Poi tu da portiere, no, che sei, risenti molto, no? Per me il ruolo è il portiere, no? Quindi mi emoziono sempre a vedere le parate, ma non del portiere di Trieste, ma di qualsiasi portiere, no? E quindi Trieste in avanti, Bratkovic pesca da Piran, che non inquadra bene la porta, azione quindi che sfuma, nulla di fatto, e quindi Fasano si porta subito in avanti, viene fermato Angeloni da parte di Pernic, quindi e c'è il minuto di sospensione. E che dire, 9 minuti alla fine della partita, è una partita che, a parte un inizio equilibrato, Trieste l'ha sempre controllata in maniera, diciamo, almeno fino adesso, agevole. Sì, fino a questo momento, torno a ripetere, non si può dire niente fino alla fine, perché ho visto tante partite con vantaggi e ridursi il vantaggio e magari la squadra che ha in vantaggio anche rischiare di perdere. Ma non sarà questo il caso, e comunque Trieste sta lavorando molto, torno a ripetere, in contropiede, cosa che difficilmente abbiamo visto qui a Trieste. E Fasano lo vedo troppo macchinoso in questo momento, non so, forse sarà anche, mettiamo in conto anche la stanchezza del viaggio, perché insomma è un viaggio importante e la pallamano e le società non sono quelle società tipo calcio o basket che si possono permettere viaggi extra lusso per essere 3 giorni a riposo e dopo giocare la partita. Poi io aggiungerei che anche magari in queste prime partite la preparazione la risente, i carichi di lavoro, o no? Mi sbaglio? Sì, indubbiamente dipende anche dalla preparazione. Anche quando è iniziata, come si è lavorato per essere in forma subito, per essere in forma fra un po', che quest'anno, dirò, non ci sono i play-off. Quindi è importante essere in forma sempre e subito. Quindi non si può dire, boh, intanto arrivo ai play-off e lì sarò in super forma. Qua bisogna navigare da subito. Anche perché ricordiamo appunto che sarà proprio il girone d'Italiana, stagione regolare. Nel frattempo c'è la rete di Alstam, altro missile che va a insaccare nell'angolino sinistro della porta difesa da parte di Milovanovic. Comunque il vantaggio di Trieste è sempre rassicurante, 27-21.
quando siamo giunti al 52esimo minuto, ne mancano quindi 8 alla fine della partita, quindi Bratkovic per Popovic, spizzica il pallone Franceschetti, il possesso rimane comunque sempre nelle mani dei giuliani, che impostano l'azione offensiva con Bratkovic per Visentina, il centro per Popovic che pesca Pernic, poi nuovamente per Popovic che viene braccato in maniera fallosa da parte di Nota D'Angelo, quindi resta in avanti sempre con Bratkovic e c'è quindi il fallo da parte di De Angelis. Volevo far notare che Fasano ha iniziato a marcare a uomo Robatin, che è la mente di Trieste, e quindi in questo momento ha recuperato Fasano con un tiro di Popovic, no, di Popovic che non ha dato segno, e in avanti con un'azione che in questo momento incomincia molto piano, come abbiamo detto. E anche Trieste continua con la sua difesa 6-0 rocciosa. 27-21, ricordiamo il punteggio, palla in possesso del Fasano che cerca veramente di penetrare l'arcigna difesa giuliana, quindi Nota D'Angelo braccato, 9 metri per Fasano. Quindi De Angelis per Jalstam, De Angelis per fermato nuovamente in maniera fallosa dal muro bianco-rosso, quindi nuovamente 9 metri per Fasano, 27-21 il punteggio, Nota D'Angelo per De Angelis, c'è la rete. Non perdona Jalstam. Non si riesce a fermare. Come ho detto prima, adesso era doppio appoggio, ha fatto un tiro tranquillo, proprio sembrava niente, era una bomba. Quindi è veramente un super tiratore, l'avevano presentato come un buon tiratore e sta dimostrando a Trieste, tenendo a galla ancora, perché adesso la differenza sono 5 gol a 5 minuti dalla fine. Diciamo che tiene ancora a galla Fasano. Adesso vedremo la contromossa per evitare questo da parte di Carpanese, l'allenatore triestino, e vedremo Ancona invece cosa intende far fare i suoi uomini. Quindi ultimissimi minuti di questa avvincente partita qui al Palasport di Trieste. Poco più di 5 minuti alla fine della partita, ricordiamo il punteggio, Palamano Trieste 27, Acqua e Sapone Junior Fasano 22. Si riprenderà quindi a giocare con il possesso palla in favore dei biancorossi. Cambio nel frattempo portiere per Trieste, esce Milovanovic ed entra Zoppetti. E quindi si prende Popovic per Visintin, Popovic Visintin per Bratkovic, Popovic Pernic, Popovic in palleggio, prova a penetrare, fallo su Popovic, quindi 9 metri per Trieste, la battuta Pernic per Bratkovic. Quindi Popovic dietro mano per la Piran, il tiro parato, ravvicinato da parte di Fovio, e quindi tenta di accorciare Fasano portandosi in attacco con Jalstam per Mariangelo che trova la rete. Trieste 27, Fasano 23. E quindi continua qui al Palasport Giuliano con Di Nardo, Popovic, Visintin, Popovic, Visintin, Popovic, Visintin per Dapiran, azione che purtroppo sfuma per Trieste,
e quindi Fasano torna nuovamente in possesso, palla, quindi nota d'angelo per De Angelis, nota d'angelo nuovamente De Angelis per Jarstam, poi nota d'angelo Jarstam, cerca di imbeccare un suo compagno ma non vi riesce, Trieste recupera palla e quindi imposta l'azione Zoppetti per Visintin, Trieste rallenta il gioco, non ha nessuna necessità per velocizzarlo in questo momento della partita, quindi da Piran, Trieste probabilmente giocherà al limite del passivo, quindi da Piran, Popovic in elevazione viene fermato in maniera fallosa. Trieste sta giocando con doppio pivot, rallenta chiaramente l'azione e Fasano, abbiamo visto, ha ridotto notevolmente la distanza nel punteggio e diciamo dando il massimo sforzo chiaramente come deve dare a 4 minuti dalla fine. Quindi Visintin fermato in maniera nuovamente fallosa da parte di Franceschetti, 9 metri quindi per Trieste, Bratkovic, scusate, punizione per Trieste, Bratkovic stratonato, tanto il tempo trascorre e questo sicuramente gioca a favore della formazione biancorossa e dall'angolo veramente un gol impossibile, Bratkovic all'altezza della linea diciamo, quasi. Qua devo dire ho spezzato tante lanci in favore di Fobio, prendere sul primo palo dalla linea di fondo il gol sinceramente non è da lui. Per intanto ha segnato di nuovo Jarstam, quindi Trieste 28, Fasano 24, quando siamo giunti al 57 minuto di gioco, ne mancano 3 al termine della partita, quindi Visintin, Popovic, Visintin per Bratkovic, Popovic in palleggio per Bratkovic, cerca di entrare, viene fermato da 2 giocatori di Fasano e c'è quindi il minuto di sospensione a poco meno di 2 minuti dalla fine, 28-24. Adesso rientro del minuto sicuramente con la palla a Trieste, gli arbitri alzeranno la mano del passivo, no? Quindi Trieste dovrà andare molto in velocità al tiro, per cui vedremo e sarà essenziale anche forse non riuscire a concretizzare bene l'azione ma non prendere il contropiede, perché il contropiede farebbe sì che Fasano prenda ancora più forza. E quindi siamo quasi giunti nelle battute finali di questa seconda giornata di campionato, ricordandovi che la settimana prossima Trieste giocherà di nuovo in casa ospitando Lego Siena, altra formazione veramente tosta, sicuramente ci sarà veramente da vederne delle belle anche la settimana prossima, grande partita quindi qui al Palacchiarbola fra Trieste e Lego Siena. Mentre Fasano giocherà in casa contro Siracusa. Entriamo quindi in partita con Fasano che prova ad accorciare. Palla conquistata a metà campo da parte di Bratkovic per Dapiran che coglie il palo pieno a portiere già battuto. Questa non ci voleva dall'altra parte, quindi Fasano velocizza il suo gioco con De Angelis. Ma nulla di fatto, quindi possiamo dire che la partita ormai è nelle mani di Trieste, ultimo minuto
quindi con i giuliani che si aggiudicano la prima vittoria in campionato tra le mura amiche del Palachiarbura, con veramente la formazione di Carpanese che ha fatto vedere una buonissima pallamano, dove veramente ha fatto la sua fisicità e velocità l'arma in più. Quindi Visintin sbaglia di poco, 28-24 rimane il punteggio. Fasano, vediamo se riuscirà ad accorciare. Viene bloccato De Angelis, quindi 9 metri per Fasano. De Angelis per Notarangelo, veramente battute finali con gli ospiti che provano il tiro. Grande parata da parte del giovane Zoppetti. E possiamo dire che la partita si conclude qui con la pallamano Trieste che batte l'acqua e sapone Junior Fasano con il punteggio finale di 28-24. A me non resta che salutarvi e rimandarvi alla prossima gara interna della Palamano Trieste con i giuliani che affronteranno sabato prossimo Lego Siena. Buon proseguimento di serata. Arrivederci, abbiamo visto una bella palamano, speriamo di continuare su tutti i campi a vedere questa palamano e con il pubblico. Un attimo che smette di te, più di che te mi vedi sotto la lettera.